Intorno all'una di notte mi sono messo a letto e stavo pensando al fatto che sabato 14 ad Ancona ci sarebbe dovuto essere il grande evento di presentazione del candidato e del programma di Marche 2020, 2020. no? C'era un'ansa delle Marche già da diversi giorni che lanciava questo appuntamento. E lì per lì dicevo, va bene che ero stanco, ma questo evento c'è o non c'è? Perché poco se ne è parlato. Ebbene, ho scoperto che questo evento è stato rinviato. Motivazione ufficiale, l'indisponibilità per questioni meramente logistiche, come ha puntualizzato subito il Presidente dell'Assemblea Legislativa Solazzi, ripeto, l'impossibilità da parte dei big dell'UDC, di NCD, quindi rispettivamente di Cese, di Quagliarella, Quagliarello, l'indisponibilità ad arrivare ad Ancona. Però Solazzi ha subito rassicurato: tranquilli, il progetto va avanti, questo è stato soltanto un rinvio di tipo logistico. Però noi andremo avanti col nostro progetto e anzi l'UDC di Roma è ben disposto a collaborare con Spark, eccetera. La riflessione che facevo è questa: hai notato come su Marche 2020 negli ultimi giorni si è scattato una sorta di coprifuoco, un silenzio assordante. Assolutamente. Cioè, fino a qualche giorno fa, anche nei social network, quindi mi riferisco al portavoce di Marche 2020, era un continuo attacco nei confronti del PD, era proprio un assalto frontale al Usavo una PD e alla, parentesi. scusa, e alla coalizione di centro-sinistra. Improvvisamente, da un po' di giorni, tutto tace. E anche questo rinvio, che è un fatto di cronaca, cioè il lancio di un candidato e di un programma di una coalizione che così tanto ha fatto parlare di sé nelle ultime settimane, ecco, il rinvio non è un fatto da sottovalutare. E invece silenzio. Tutti zitti. Allora io mi domando, c'è qualche problema all'interno di Marche 2020? Effettivamente questa contrapposizione tra i vertici dell'UDC nazionali e invece la delegazione, le delegazioni, alcune delle delegazioni dell'UDC regionale, per esempio quella che fa capo al segretario Pettinari, che vogliono continuare l'esperienza con il centro-sinistra. Le rassicurazioni di Solazzi, per cui dice continueremo, andremo avanti con l'UDC, eccetera. Ebbene, questo rinvio è un rinvio tattico? Secondo me no. È un rinvio che nasconde qualche difficoltà? Secondo me, sì. Tu cosa ne pensi? Io penso che c'è non solo l'aspetto legato all'UDC, ma un aspetto strettamente legato al PD stesso. Ovvero? Ovvero, forse diciamo dire l'aria Marcolini, ma può darsi non solo. Cioè, noi abbiamo intervistato diversi sindaci per diversi motivi in questi giorni. E abbiamo notato che esistono sindaci di area PD, attenzione, comunque continuano a nutrire una certa simpatia per Spacca e per 2020. Quindi può darsi che ancora ci sia una situazione. Cioè, prima sai di annunciare le candidature, eccetera, può darsi che ancora c'è qualche gioco da dover fare, chissà. Si spera forse in un'alleanza dell'ultimo momento.
può darsi che ancora si aspettano degli assetti sulle politiche. Il PD è già a una fase avanzata, nel senso che sta già individuando i candidati consiglieri. E leggevo proprio stamattina che comunque che gira attorno, ne individuano anche uno all'area Marcolini, è quella che all'area che alle primarie ha sostenuto Marcolini. Quindi tu vuoi dire che in questo momento Spacca e Solazzi stanno trattando con Marcolini, visto che comunque, come dicevamo in una puntata precedente, Marcolini e Spacca amministrano ancora insieme, cioè l'uno governatore e l'altro Marcolini, non l'ultimo arrivato, ma assessore al bilancio e alla cultura. Tu sai che io sono il tema. Quindi tu insinui il dubbio. Rischio anche di prendere una strada. Quindi tu insinui il dubbio che in questo momento l'area Marche 2020 stia trattando con qualcuno di Marcolini per sottrarlo al PD e quindi fare qualche accordicchio? Temo che ancora possiamo avere delle sorprese, che i giochi sembravano fatti, ma non troppo. Non lo so, mi dà questa impressione. Ovviamente, scusami, dirmi, rinviare un appuntamento scusa, così importante. E quindi vuoi dirmi che in questo rinvio tecnico dobbiamo anche ricondurre il riposizionamento dei Verdi e nello specifico di Carraps? E allora Carraps, da qualche dichiarazione ufficiale di pochi giorni fa, sembra ormai tra virgolette rassegnato, no? Alla situazione, quindi darebbe fedeltà, siccome posizione ufficiale, almeno l'ho letta, darebbe fedeltà, insomma, c'è Riscioli, per cui, però Carraps? Sì, almeno sui suoi siti. Però Carraps rassegnato che, e darebbe il che suo dice posto, cioè ha vinto, come ha detto l'IDV, io appoggio Ceriscioli? Sì. Ma Carraps non era colui il quale stava lavorando per una lista indipendente sotto il marchio Sgarbi? Sì, infatti il fenomeno Carraps è... Ma Carraps non è anche quello che è andato con Marcolini perché si è incazzato con Spacca, perché altrimenti fino a qualche mese fa Carraps era in procinto di confluire o comunque Carraps, di avvicinarsi, certo, a Marche 2020? Certo, in un'area di pseudo governo, secondo me Carraps è una persona importante, rappresenta esattamente la situazione che si sta creando in questo momento, ovvero il rinvio del Marche 2020. E se Carraps da Spacca passato Marcolini mi tornasse da Aguzzi in virtù del fatto che Orbino Aguzzi nonché consigliere regionale con l'aiuto di Sgarbi e il gioco potrebbe essere fatto. E quindi non aspetta, è che adesso, scusa, Marche 20 potrebbe sentirsi in difficoltà e potrebbe dire: io prima parlavo tanto del PD, in realtà adesso devo guardarmi da questa lista civica guidata da Aguzzi, e quindi c'è tutta una serie di contatti più o meno sotterranei per capire chi fa che cosa. E se si spaccasse il PD? Oddio. Dietro questa situazione. Oddio, il PD che si spaccasse non è una notizia, perché il fatto che le elezioni regionali si terranno il domenica 31 maggio, quindi si terranno nell'ambito di uno dei pochissimi, se non l'unico, ponte oltre a quello di Pasqua. E quindi in un periodo in cui, se è bel tempo ed è il primo ponte dopo Pasqua, Pasqua cade così presto,
E quindi, bene o male, a fine maggio, se è bello, la gente può già sentire il richiamo del mare. Quindi, anche un pericolo di astensionismo, per cui il pericolo astensionismo, che comunque, ripeto, le elezioni, da quello che ho letto, sono state fissate, anche perché la data precedente, quindi inizio di maggio, non è perché festività degli ebrei, leggevo, per cui il ballottaggio sarebbe caduto durante non so quale festività degli ebrei, per cui era proprio automaticamente impossibile. Quindi la data del 31 maggio è tardi, la gente va al mare. Quindi il pericolo astensionismo, il montare di questa alleanza civica guidata da Aguzzi, il malcontento all'interno del PD. Le varie alleanze in poco tempo, sai, la gente è abituata a votare razionalmente, no? Cioè, tac, tac, blocco, cioè la gente no, è più maggioritaria della politica stessa. Creargli tutta questa confusione, può darsi che davvero alla fine si aprono una serie di giochi che vadano testa a testa. Ci sono molte particolarità quest'anno a livello regionale. Tante incognite sicuramente. Scusami, un breve riassunto. Scusa, il Movimento 5 Stelle? Il Movimento 5 Stelle a sé. Ho capito, ma punto. Quindi potrebbe prendere il suo 20 come il 15, non si sa. Comunque, diciamo 20 non lo prende, 15 non lo prende. Non lo so. Non ho idea. Non diciamo che prende il 15 e il 20 il Movimento 5 Stelle, è impossibile. Vabbè, io sono il demagogo, sai, sono sempre io tifo per le opposizioni, tutte le opposizioni. Quindi allora quello qui dalla parte opposta. Qui nelle Marche praticamente sono tutte opposizioni. Sì, ma anche quelle di partito di maggioranza. Tutte, lì c'è la confusione. Abbiamo comunque più opposizioni nelle Marche che è vero, è vero. A Roma. Comunque, rimane il fatto, guarda quanti schieramenti che abbiamo questa volta. Allora, la Lega cosa sta facendo? Si è alleata col Polo? Cioè, qual è la situazione nelle Marche? Si è definita o ancora non precisamente? La Lega, mi viene in mente, com'è che si chiama, Zaffini, consigliere regionale, che comunque è un portatore di voti, che è passato ormai da qualche mese con Giorgia Meloni, con Fratelli d'Italia. Okay, d'accordo. E qual è il rapporto con Forza Italia? Si capisce ancora? Anche all'interno della stessa Lega ci sono delle frizioni. Certo che ci sono. Non solo, mi risulta, potrei anche sbagliarmi, che un esponente leghista, portatore di voti e ottimo amministratore, vale a dire cancelliere, il sindaco di Fermignano, mi sembra che appoggi chi? Tosi. Cioè, mi sembra di aver letto che nella querella in Veneto, e noi tutti sappiamo cos'è successo in Veneto, praticamente c'è questa lotta fratricida tra il sindaco di Verona, Tosi, e il governatore uscente Zaia e il segretario della Lega Salvini. Praticamente Tosi cosa ha detto? Dice: io non accetto che le liste vengano fatte da Venezia e da Milano, quindi da Zaia e da Salvini. Salvini praticamente ha detto: o ti adegui o ti adegui. Zaia ha detto: ma sono polemiche costruite sul nulla che non hanno ragione di esistere. E Tosi cosa ha fatto? Ha detto: ah sì? Voi non accettate che le liste le facciamo noi in casa nostra? Bene, io me ne vado e vi faccio concorrenza. Per cui sembra che Tosi si candidi contro Zaia, quindi allora, automaticamente si è messo fuori, allora, dalla Lega. Sempre in un'ipotesi in questa baronda, no?
sicuramente un pezzo di Lega si andrà a alleare con Forza Italia, probabilmente, no? Questo pezzo di Tosi o tutta insieme, questo sarà da capire, e probabilmente a sua volta ci saranno anche delle alleanze. Una parte se ne andrà con 20-20, un'altra parte se ne andrà, no, con il sindaco di, con le famose liste civiche, no? Il sistema proposto dal sindaco di Urbino. Guarda com'è complessa la situazione. E i giochi ancora non sono, perché ci sono troppi, cioè vedi il rinvio di Marche 2020, no? Ci sono ancora le situazioni da definire, il rinvio, e i tempi sono molto ristretti. Allora, il rinvio di Marche, il rinvio della presentazione ufficiale del candidato e del programma, che è passato un po' in sordina, invece secondo me, torno a ripetere, è uno dei fatti più rilevanti e più sintomatici della difficoltà della situazione politica regionale e della frammentazione. Dall'altra parte però tutto quello che noi, le osservazioni che noi stiamo facendo, dimostrano una cosa: come di programmi non se ne parli. Ah no, certo, vuoi parlare di programmi, quando mai si parla di... Attenzione, dimostra come alla fine la politica continui a essere, anche adesso in epoca di renzismo, come la politica continui a essere una questione, quindi, scusa, di il demagogo sono io o è la politica? Come la politica continui a essere una situazione di accordi e accordicchi sotto banco più o meno nascosti. Questo anche nell'area del renzismo. Perché dico questo? Perché è vero che Spacca e Solazzi dovrebbero, usiamo il condizionale, perché visto il casino che c'è, dovrebbero presentarsi con Marche 20, quindi con una coalizione separata e diversa da quella del PD. Però cosa dicono sempre Spacca e Solazzi, soprattutto quest'ultimo? Noi continuiamo a essere renziani, e a chi gli fa notare come questo appare un po' in contraddizione, visto che tanto ce l'hanno con il PD e visto che oggi nel PD pesarese e nel PD marchigiano la stragrande maggioranza dei dirigenti e non solo è passata con Renzi. Quindi a chi fa osservare a Solazzi questa contraddizione, Solazzi cosa risponde per quanto riguarda il PD pesarese? Dice sì, ma a Pesaro i dirigenti del PD stanno facendo esattamente l'opposto di quello che Renzi, scusami, fa, Gabriele, a Roma. Gabriele, scusami, una cosa importante. Allora, il voto è a messaggi precisi, no? Ceriscioli, il rinnovatore. Poi lo sia o meno, poco importa. Cioè, no, il cittadino che ritiene che lui è rinnovatore ed è in area PD gli dà il voto. Punto. Marche 2020, in mezzo a tutto questo casino, l'area del rinnovamento. Scusa, ma... No, perché è importante, scusa, se non danno dei messaggi sintetizzati, perdono i voti. Poi ti faccio vedere, secondo te Spacca tornasse indietro? Lo rifarebbe tutto il casino, no, che ha fatto? No, starebbe buono nel PD, a cuccia a cuccia. I Solazzi uguale? Certo, tu di che idea sei? Anch'io, vai avanti. Lo stesso vale anche per i Verdi, lo stesso vale per chiunque, tutti sarebbero stati lì buoni buoni. Vai avanti. Ecco, allora il discorso è questo, no? Si sa benissimo, come ho detto prima, che l'italiano è distratto, perché la politica la segue poco, no? Tende o al nome, no? Berlusconi, Renzi, no? Qui potrebbe essere Spacca, potrebbe essere Ceriscioli, Marcolini, cioè si va proprio alle strette, capito? Sgarbi. Oppure il partito, quindi, no? Centrodestra, centrosinistra, eccetera. Ora, con tutto questo spezzettarsi di politica, eccetera, qui vince, a parte il PD che comunque con Ceriscioli darà un suo messaggio, ma forse non basta per riuscire a prendersi la maggioranza,
E come fanno tutti questi micro partiti a creare dei messaggi vincenti? Cioè, hai capito? Diego Della Valle. Cioè, va così la politica, no. Non va sui contenuti, va sui nomi. Diego Della Valle. No, Diego Della Valle. Diego Della Valle. Diego Della Valle, infatti. Martigiano. E fin qui. Anche lui è un altro nome molto spendibile. Qui si sta, cioè c'è il rinvio, qui si gioca tutto proprio all'ultima. Diego Della Valle, candidato dell'area popolare, quindi candidato di Marche 2020, dell'UDC e di NCD. Questo fino a qualche giorno fa. Per cui io sono convinto che nella conferenza stampa prevista per sabato 14 marzo, Marche 2020, avrebbe voluto presentare come candidato alla presidenza della regione non il governatore uscente Gianmario Sparca, ma Diego Della Valle. Cosa ha affermato questo? E io so comunque che Della Valle ha lavorato molto bene dietro le quinte. Allora, Della Valle sarà il candidato di area popolare, quindi il candidato di Marche 2020, dell'UDC e di NCD, se ci saranno, continuerà a essere lui il candidato? Oppure la frammentarietà di questa situazione, la poca chiarezza di questa situazione, la nascita di questa componente civica possono aver fatto tornare sui suoi passi Della Valle? Per cui Della Valle può aver detto, dici un passo indietro, può aver detto quello... Gianmario, io ti do una mano, io ti finanzio, io ti do i soldi, però io non voglio bruciarmi l'immagine. E siccome la situazione mi sembra un po' troppo fermentata, e siccome io sono un imprenditore pragmatico, che se faccio una cosa voglio arrivare fino in fondo e soprattutto voglio cercare di vincere, anche se poi abbiamo visto che il discorso dei treni, l'esperienza dei treni con Montezemolo eccetera non è stata molto vincente, poi lasciamo stare di chi siano le colpe, perché Della Valle dice la colpa è delle ferrovie che mantengono atteggiamenti anticoncorrenziali, lasciamo stare. Però il pragmatismo dell'imprenditore, scusa, c'è Della Valle, la fermata pesa, sì, ma infatti l'hanno lasciata per Rimini, attenzione. Quindi il pragmatismo dell'imprenditore Della Valle, impredicato di diventare candidato governatore dell'area riconducibile a Sparca, può averlo fermato? Quindi questo ritardo potrebbe avere una duplice veste, o un perfezionamento, quindi una definizione, una ridefinizione degli accordi, degli accordicchi sotto banco, e quindi il mantenere Diego Della Valle candidato di quest'area, oppure al contrario un ripensamento dello stesso Della Valle. Quindi Marche 2020 che deve trovare un candidato, quindi insomma alternativo, certo. Non un cambiamento per un 1% che può ballare di no, parte di UDC, no, attenzione, può perché essere un motivo il per... candidato potrebbe essere tranquillamente Gianmario Sparca, però il discorso legato ai rimborsi, questi problemi sicuramente pongono una difficoltà in più, nel senso, non ci fosse stato quell'indagine, certo, quel rinvio a giudizio, Sparca avrebbe avuto quella, questa rinascita. Quella può scoppiare poi sotto elezioni. Allora, Diego Della Valle sarebbe quel nome forte,
quel nome che comunque garantirebbe anche quel blocco imprenditoriale, quindi quel blocco produttivo di cui sia Sparca sia Solazzi hanno parlato dicendo la nostra esperienza di governo, quindi in regione, ha consolidato, ha favorito, ha accolto le istanze di questo blocco produttivo. Ecco, quindi, per ritornare con la provocazione che facevo all'inizio, secondo me questo rinvio di Marche 2020, più che un rinvio tecnico, è un rinvio sintomatico di una difficoltà interna, difficoltà interna rispetto alla quale Della Valle potrebbe non essere più il candidato di quella coalizione.